bentornati in questo femminile video tutorial. Qui parla Simone Bonomi e bentornati nella taverna di accordi e spartiti. E mi auguro, da come tu abbia riconosciuto da inizio video, con questo video tutorial di chitarra proverò a spiegarti Gianna di Rino Gaetano, un brano del 1978 che da allora viene sempre suonato, cantato e anche insegnato a chi inizia a suonare la chitarra. Perché proprio una delle caratteristiche che casca a fagiolo di questo brano è che è composto solamente da tre accordi, da una progressione costante di tre accordi, che sono la maggiore, dito 2, dito 3 e dito 4 sulla quarta, terza e seconda corda, re maggiore stoppando la sesta corda con il dito 1 sulla terza, il dito 2 sulla prima corda e il dito 3 sulla seconda corda, e mi maggiore suonando tutte le corde con il dito 1 sulla terza corda al primo tasto, il dito 2 e il dito 3 sulla quinta e sulla quarta corda del secondo tasto. Siamo quindi in tonalità di la maggiore. Ti basterà imparare questi tre accordi e una ritmica leggera leggera per poter suonare tranquillamente questo brano, ma proveremo a fare qualcosa di più. Questo video infatti andrà per livelli, partiremo dal base 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 e piano piano proveremo a fare qualche accompagnamento un filino più complicatino, ma niente di impossibile. Perciò, per quanto riguarda l'introduzione, due belle pennate sicure, convinte e forti sull'accordo di la maggiore e stoppo con il palmo della mano destra, quindi stoppato, accordo di re e stoppo di nuovo. Le pennate qua sono giù, su, giù e giù, stop, e accordo di mi giù, su, stoppato. Facciamolo tutto un filino più lento, però voglio dire, l'intro, questo è abbastanza riconoscibile. Stop. Boom. E ripeto per due volte, quindi. E a questo punto inserisco un movimento di basso sulla sesta corda, mi, fa diesis e sol diesis. Se ti stai chiedendo perché ci sono i diesis, è perché siamo in tonalità di la maggiore e la tonalità di la maggiore ha ben tre diesis, che sono fa, do e sol, per cui fa diesis e sol diesis. E parto con la ritmica numero 1, che è la ritmica che ti accompagnerà per tutto il brano. È una ritmica tutto sommato semplice, caratterizzata però dall'aggiunta, insomma io te lo consiglio personalmente, di una percussione che otterrai plettrando e stoppando contemporaneamente con la mano destra. Tutto un trucco di mano destra, mano sinistra non c'entra niente. Pertanto prima di mettere gli accordi cerca di ottenere un suono con la mano destra più o meno del genere. Senti che questo elemento percussivo in realtà aiuta molto a tenere e a portare il tempo. Sembra quasi una batteria, no? Quando avrai capito questa cosa, aggiungi gli accordi. Solo allora, accordo di la, stop, anticipo dell'accordo di re e anticipo dell'accordo di mi. Sia l'accordo di re che l'accordo di mi sono anticipati di un ottavo, quindi one, l'accordo di mi invece, che dura più dell'accordo di la e più dell'accordo di re, quindi dura complessivamente una battuta, la scansione ritmica è questa. E riparto, quindi tutto lentamente. Piano piano porta su di velocità. Senti come prende vita tutto? Temino della canzone che vediamo fra poco. Gianna,
ritmica porti a casa il brano. Step numero 2. Ah, e chiaramente non te l'ho detto, ma il ritornello non cambia assolutamente, stessa ritmica e stessi accordi. È sempre lo stesso, quindi step, ora sì, numero 2. Aggiungi tra un verso e l'altro della strofa il richiamo al tema, che è tutto sommato è abbastanza semplice, si trova comodo sull'accordo di La e sulle prime tre corde, è sempre sulle prime tre corde. Accordo di La, Mi, Do diesis, La. Accordo di Re, Fa diesis, Re e La. E accordo di Mi, Mi, Si, Sol diesis e Mi, quindi lentamente arpeggio. Fai coincidere la prima nota della melodia con la pennata all'ingiù, con tutto l'accordo, quindi canta proprio la nota Mi, si dice. E così puoi, se non altro, aggiungere un mini decoro alle strofe. Psst, se questi video tutorial di chitarra ti piacciono, beh, iscriviti al canale YouTube di Accordi Spartiti, così puoi essere sempre aggiornato su tutti i video tutorial che pubblichiamo. Siete in tanti che guardate questi video ma non siete iscritti al canale. Dai, è un'operazione assolutamente gratuita, ci aiuta a crescere e a fare contenuti sempre migliori. Quindi grazie e continuiamo con il video. Un altro modo molto molto carino, un po' più difficile però, per fare questo temino è quello di utilizzare questo pollice a plettro, che in inglese si chiama thumb pick. Penso di averlo pronunciato giusto, perché c'è della gente che si lamenta giustamente della mia pronuncia scorretta, ma si chiama thumb pick, cioè plettro a pollice. E qual è il suo giochino? Il suo giochino è quello di alternare il basso. E ti spiego come. Sull'accordo di La maggiore il basso è sulla quinta corda e si muove poi sulla quarta a suonare un Mi, quindi La e Mi. Sull'accordo di Re maggiore il basso è sulla quarta corda e sale poi sulla quinta, quindi Re e La. Sull'accordo di Mi il basso fa Mi sulla sesta, Si, Mi sulla quarta e poi Mi. Fa diesis e Sol diesis e riparto. Quindi solo la linea di basso è La, Mi, Re, La, Mi, Si, Mi, Mi, Fa, Sol, La, Mi, Re, La, Mi, Si, Mi, Mi, Fa, Sol, La. A questo dovrai aggiungere con le dita, quindi con l'indice, con l'anulare sulla prima corda, il medio sulla seconda e l'indice sulla terza, la melodia che ti ho appena spiegato. Il risultato? Chiaramente va suonato un pochino più veloce. Diventa un po' country, però è divertente. La cosa carina è che lo puoi utilizzare proprio come se fosse un plettro, quindi non ti mancherà poi più di tanto la parte ritmica, come se fosse solo con le dita. È un po' una via di mezzo, nel senso, il plettro è molto duro ed è bello quando si fa un accompagnamento che il plettro sia morbido. Però ad esempio angolandolo un filino, quindi andando a prendere le corde non proprio perpendicolari ma un po' di taglio, si ammorbidisce molto il suono. Così è perpendicolare, così è di taglio, e il risultato che puoi ottenere è abbastanza soddisfacente. Danna, 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 sostegno.
è un po' una mezza cosa country, ma è carino. E invece a me piace suonarla così, ovvero sempre con il mio plettro morbido morbido, ci sono affezionato. Cambio un filo gli accordi della parte del tema, quindi la parte della strofa cantata rimarrà sempre con la nostra bella ritmica. Per quanto riguarda il tema, cerco di mettere assieme un filo, per quanto possibile, la melodia e gli accordi. Prendo l'accordo di La in questa posizione, quindi sarebbe un accordo di La con il basso di Mi. L'accordo di Re lo prendo in forma di Do, che ti può risultare scomodo effettivamente se hai iniziato a suonare da poco, e l'accordo di Mi, idem come l'accordo di Re, portato avanti di due tasti, stoppando però la prima corda, che tanto non mi serve. E solamente per questa piccola micro sezione non faccio più il click stoppando le corde con il palmo della mano, ma allentando la pressione della mano sinistra, motivo per cui prendo gli accordi qua, perché ho il completo controllo di tutte le corde che voglio stoppare. Quindi la mano destra va tranquilla, dritta per la sua strada, è la mano sinistra che decide quando e quando far star zitte le corde. Il risultato molto lentamente è una cosa di questo tipo. E riprendo poi. Gianna, 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 sostieni le tue illusioni. Gianna, 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 promettevi pare. Ti voglio spiegare anche l'ultima micro variazione del ritornello. Cambio un filo, due passaggi degli accordi, il La rimane La, il Re, ci infilo questo Re con la seconda sospesa, mi basta alzare proprio il dito 2, e il Mi diventa settima, visto che nella tonalità di La maggiore il Mi è settima, ce lo infilo per colorarlo un filino, se non altro differenziare il ritornello dalla strofa. E sempre con la nostra pacata lentezza, La, Re, sus 2, sull'ultima appennata e Mi settima. Tolgo la settima e riparto. Questa sostanzialmente è la mia micro variazione. A colorare. Bene, a questo punto penso e spero di averti spiegato tutti i modi possibili e immaginabili con cui suonare Gianna di Rino Gaetano, e dichiaro concluso questo video tutorial. Più che un video tutorial, alla fine erano delle idee differenti con gli stessi accordi, quindi vedi quante possibilità hai nonostante un brano sia fatto semplicemente di tre accordi. Non è riduttivo, non è perché il brano ha tre accordi che è facile, no, ci sono varie possibilità, tutte molto interessanti e di stili differenti. E allora ti ringrazio per aver visto questo video fino alla fine, fammi sapere assolutamente nei commenti qua sotto quale delle opzioni ti è piaciuta di più, quale ritieni più carina, e io ti saluto e noi ci vediamo in un altro video tutorial di accordi e spartiti però. Ciao!